Radio Monte Carlo, questa è la nostra grande musica e attention please, questi sono i nostri grandi ospiti. Eccolo qua, c'è Biagio Antonacci, ciao. Ciao, Biagio. Grazie, ciao, ragazzi, grazie per questo invito. Benvenuto. Che sai che la prima cosa che ha fatto Rina Martelli è aprire questo album di raccolte, ma non soltanto, e vedere quante foto ci fossero tue, e poi il commento è stato: ma non è abbastanza nudo? E poi me le sono mangiate. Poco nudo, peccato. No, ma io mi ricordo che ci sono state altre foto nelle copertine dei tuoi dischi dove tu sei nudo fin qua. Più di qua non concedo. Scusa, qua è il petto. No, voglio dirlo, perché dirlo per radio fin qua è difficile. L'immaginazione allarga gli orizzonti. Pensate che avevo anche mostrato. Ah, hai fatto anche il gesto, sì, eh? Sì, sì, sì. Ma loro lo hanno capito. Senti, una raccolta bellissima, perché c'è un po' tutta la tua storia. È stato molto emozionante riascoltare certe canzoni. Ci sono degli inediti e alcune canzoni che invece hai rifatto. Ho rivisitato in questo ultimo lavoro due versioni in maniera importante. La versione di Se io sei lei, che è diventata acustica, quindi un pianoforte, una voce, così com'è nata, e Liberatemi invece riprodotta già da Danny Gramaro. Quei ragazzi che fanno rock. E abbiamo conosciuti. Sì, li abbiamo conosciuti anche. Che fantastici. E mi hanno fatto un grande regalo, mi hanno permesso di rivedere di vedere Liberatemi rinata, quindi con una versione ancora più rock di quello che era, aggiornata, e quindi è stata una cosa molto bella per me. Senti, in Ci stai, sei stato diretto da Federico Zampaglione. Com'è stato lavorare con lui? Te preoccupa, Biagio, fa un grande successo. Tu devi capire che hai una faccia da cinema. Eccola. Ma il cinema, hai una faccia fortissima. Facciamo un botto con sto video. Dopo tre giorni ha vinto il premio come miglior regista. È vero. E miglior video dell'anno. Figurati che cosa pazzesca. No, è stata una grande cosa. Una bella esperienza averlo conosciuto intanto bene, perché eravamo a casa sua, una cena a Roma, e io gli faccio ascoltare Ci stai, e lui si innamora del pezzo e dice: dobbiamo fare video mentre tu guidi. Se tu guidi, ok, facciamo video. Io guido, però voglio stare a Rozzano, cioè nella mia città. Sì. Quindi nelle strade di Rozzano io giro con questa macchina e lui mi riprende e facciamo salire questa gente che cerca un po' di compagnia nella solitudine notturna. E sono persone che tu non conosci, credo che siano due fidanzati che forse hanno appena litigato. Appena litigato, e un transessuale. Un transessuale che litiga con un cliente, sale in macchina e alla fine con me trova una sorta di pace. E contento, si leva la parrucca e comincia a vivere. Sai, Biagio, che ogni volta che tu fai qualche nuovo lavoro, anche se sono pochi inediti in una raccolta di successi, tutte le donne d'Italia vogliono sapere qual è in quel momento il tuo pensiero sull'amore. Perché tu l'hai sviluppato nel corso degli anni. Ma io ho... Hai il coraggio di dire delle cose non convenzionali? Beh, ma perché io sono un non convenzionale, io proprio di carattere, no? Ho una visione dell'amore che è completamente mio, ma non si può parlarne adesso, so che tu vorresti saperlo, ma non te lo dico perché ci vorrebbe molto tempo, molto. Riassumi. Perché l'amore è una folgorazione divina, secondo me, geneticamente la riconosciamo, a volte non la riconosciamo, e la parola amore, il concetto di parola amore che diamo noi è molto superficiale, perché... Noi consideriamo l'amore quel momento in cui tutti ci arrappiamo e che non mangiamo, oppure siamo possessivi, siamo gelosi. L'innamoramento. E poi lasciamo perdere la parola vero amore, perché dopo l'innamoramento ci scocciamo, ci abituiamo e cominciamo a pian piano ad appassire. Mentre invece dopo l'innamoramento arriva l'amore vero, ma non diamo tempo all'amore vero di svilupparsi, ci stanchiamo prima. E qui nascono le prime... Il perché oggi le coppie hanno una vita molto molto breve, perché non hanno una continuità. Anni fa nelle famiglie c'era una gestione completamente diversa, c'era necessità di bypassare l'innamoramento e di vivere d'amore per il futuro. E quindi costruire. E costruire. Oggi noi non possiamo più farlo, non siamo più in grado di farlo, ed è un peccato. Senti, Biagio, visto che sei qui, mi devi rendere conto di due cose che hai detto in due diverse interviste. Aia. E io mi dimentico le cose, sai. Allora, a Grazia hai detto: non sono mai stato lasciato da una donna, di conseguenza non ho mai pianto per amore. Che bugiardo! Piango solo davanti ai film. Che bugiardo. Quello è vero. Quando io piango tantissimo, sai qual è il film che piange? Quale? La mia Africa. Mamma mia, un film vecchissimo. Infatti adesso a casa di Roma il film è... Da recuperare. Finché è esistito. La scena in cui lei riesce a entrare nel club a bere con tutti la salutano, si alzano tutti in piedi. Ma quando lei saluta il suo maggiordomo alla stazione, che la chiama finalmente per nome, io li piango.
E l'altra frase è: da maschio stupido penso che una donna superiore debba perdonare un uomo anche quando fa una scemenza, cioè quando lui tradisce. Ma certo, perché la donna superiore in una coppia, come ti dicevo prima, per esistere una coppia deve avere una strada, una storia e deve avere anche una sorta di una media, bisogna mediare in coppia. Perché la perfezione non esiste, come non esiste fosse la totale fedeltà. Noi ce la raccontiamo, tutti siamo fedeli quando ce la raccontiamo, ma dentro di noi sappiamo che non esiste. Nel pensiero, ma nei due questo sensi. Concetto, entrambi i sensi. Cioè, beh, è logico, non voglio arrivare a essere così maschilista come tu vuoi farmi sembrare, certo. Maledetta. Tu volevi la mia frase, noi sì e voi no. È per quello che ti chiedo il chiarimento. No, ti ho fregata, anche voi potete. Ma tradimento, se non è solamente fisico o condizionato al collegamento proprio della pelle, ma è mentale, no? Se no dovessimo essere fedele in tutti i sensi. Se tu pensi a un bell'uomo mentre stai con tuo marito, sei infedele, capisci? Però noi non possiamo arrivare a questo punto, non possiamo dirci queste cose. Quindi il silenzio di una coppia su certe cose deve essere importante, a meno che ci sono anche delle coppie aperte, ma lì si entra in un altro, cioè anche calderone. Anche il silenzio è rispetto in questo assolutamente. Senso. Assolutamente. Allora, senti, Erina, io dobbiamo salutare Biagio. Peccato. Allora, hai scoperto dalle risposte che ti ho dato che è stupido e bugiardo. Lo vuoi ancora come partner domani oppure vado a casa? Dimmelo subito. Io lo trovo adorabile e credo tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Allora, io vi saluto e grazie per avermi ascoltato. No, a me, perché tu rimarrai. Ma infatti, infatti sto ringraziando. Cioè, è stato molto gentile. Biagio Antonacci, qui su Radio Monte Carlo. Biagio, la raccolta di successi con 3 CD, una meraviglia. Grazie di cuore. Ciao, grazie. Ciao a voi, grazie sempre. Ciao, ciao.